Sì, che rivoluzione sarà? Ma diamo più flessibilità al sistema, come avevamo detto correntemente con la campagna elettorale, cerchiamo di dare un servizio migliore ai cittadini dal punto di vista del decoro e della flessibilità. Quindi città e isole sono accessibili 7 giorni su 7, H24, per quanto riguarda il centro storico sono sostitutive alla raccolta delle postazioni mobili, quindi dal 26 di febbraio partiamo. Dal 5 di marzo poi li collocheremo anche fuori dal centro storico e saranno di supporto al porta a porta. Obiettivi? Obiettivi, un maggior decoro alla città, migliorare le percentuali di raccolta differenziata e dare un servizio diverso e migliore. Costi? I costi sono stati ammortizzati nel piano economico finanziario, abbiamo fatto un efficientamento perché comunque vengono ridotti altri servizi, vengono implementati questi, come abbiamo detto nella TARI, la tariffa verrà ridotta di poco ma verrà ridotta per i cittadini. Un invito alla cittadinanza a partecipare agli incontri che farete? Sì, un invito a partecipare agli incontri, un invito a comportarsi correttamente, coerentemente anche con i metodi di raccolta, le isole sono videosorvegliate, abbiamo implementato anche un servizio sugli abbandoni, quindi cerchiamo di dare più flessibilità ma aumentiamo anche i controlli. Ultima cosa, informazioni, per avere informazioni, approfondimenti. Allora, qui c'è l'isola dimostrativa per una settimana, questo gazebo sarà qua per una settimana, ci sono i due incontri giovedì e venerdì, uno alle 21 e alle 18, dove i cittadini potranno venire e capire tutto il nuovo metodo di raccolta. Sindaco, è una ripartenza, una rivoluzione che è appena iniziata, perché i cittadini devono essere soddisfatti e in che cosa è questa rivoluzione della raccolta differenziata? Ma perché questo è un sistema che va incontro alle esigenze dei cittadini, è un sistema al servizio dei cittadini, non l'incontrario come veniva prima. Nel centro storico ci saranno esclusivamente questo tipo di raccolta differenziata con bidoni a disposizione, apribili con la EcoCard, in modo che poi si raggiungerà anche una tariffa puntuale, sicuramente sarà inferiore a quella attuale, ma anche negli altri quartieri sarà possibile, oltre a porta a porta, realizzare e smaltire i rifiuti, quindi realizzare la differenziata e smaltire i rifiuti nel miglior modo possibile in base alle esigenze. Sono esigenze personali di salute, tante volte con gli anziani, sono esigenze di lavoro che tante volte non fanno combaciare con gli orari di raccolta differenziata, e poi ci sono i nuovi bisogni legati al turismo e quindi anche questi saranno esauditi in questo modo, con un sistema misto. A 7 mesi dalla sua elezione è un tassello fondamentale di quello che era il suo primo anno da sindaco. Ne è soddisfatto, credo? Ma sì, sono soddisfatto, ne saremo più soddisfatti tutti nei prossimi mesi se questo sistema funzionerà, se no chiaramente lo miglioreremo ulteriormente. Oltre alla sicurezza, era uno dei temi prioritari che l'amministrazione si è data e che con i cittadini si è spesa.